25-30 anni hanno avuto una continuità storica fissa. E meno male, meno male. Difatti, sono i modelli che vendono di più. Sono i modelli che hanno venduto di più. Perché la Panda l'ha sempre venduta. La vendono adesso, l'hanno venduta prima. Ed è una continuità storica. Logica, è cambiata nel tempo perché la macchina si è evoluta. Però è giusto, la prossima Panda magari sarà elettrica, ma sarà sempre Panda. Ma è giusto, perché la Panda è la Panda. La 500 uguale, la Lancia Y, Y10, Y. È un bel discorso quello lì. Ecco, su quei modelli lì la Fiat ha avuto una buona continuità storica, cioè sui modelli piccoli è imbattibile. Non c'è Volkswagen, non c'è Golf, siamo i migliori al mondo. Boh, ma abbiamo lavorato alla tedesca. Dove vogliamo? Vedete che riusciamo a lavorare uguale a loro come sistema, eh? Poi, ovvio, mezzo più economico, ci avrà delle caratteristiche. Non sarà una Golf, ma costa anche la metà. Invece sui modelli medi, tipo la Punto 127, la 1, e lì ha avuto alti e bassi, perché, allora, tipo ad esempio il 124, 128. 128 era diciamo, la Golf dell'epoca. Ed era una buona macchina, anzi addirittura c'è la leggenda che i tedeschi ne avevano comprati diversi modelli per vedere come era fatto, perché all'epoca Fiat era un colosso tecnologico e anche di vendite, cioè era la Golf dell'ora, era la Volkswagen dell'epoca, eh. Ricordiamoci, anni 60 e 70 la Fiat era ai primi ordini del mondo, cioè non eravamo gli ultimi, un momento. Nel loro auto, eh. Comunque poi sono andati un po' in declino perché logico si sono adagiati sugli allori, perché noi italiani abbiamo questo vizio qua, no? Quando andiamo tutto bene poi ah, ma tanto chi se ne frega, quello è di discorso. Comunque morale della favola, su quei modelli lì la Fiat è stata poi discontinua perché ha fatto 128, poi non vendeva più e poi è uscita la Golf, allora non era avanti come la Golf, ha dovuto fare la Ritmo che un po' ci assomigliava. Però quando ha fatto la Ritmo, modello valido, tutto sommato venduto, conosciuto, però sì, era moderno, ma era sempre un po' un compromesso, perché aveva tecnologie vecchie, con motori un po' più vecchiotti, una linea un po' più moderna. È stata una cosa all'inseguimento, non l'hanno fatta prima, l'avessero fatta prima la Ritmo, invece di far passare troppo tempo, aspettare i tedeschi che facessero la Golf, l'avessero fatta 3 anni prima. Erano magari davanti perché chi arriva prima è logico. E con la Tipo uguale perché i tedeschi con la Golf sono sempre andati avanti. Noi siamo arrivati con la Ritmo, poi a un certo punto, quando non ci stava più perché quelli là sono andati avanti, hanno tirato fuori la Tipo che era un buon modello per l'epoca, era molto avanzato e tutto, però anche lì aveva i suoi limiti tecnologici perché comunque hanno dovuto sempre il risparmio per guadagnarci, no? E allora non era mai. E così via tanti altri modelli. E poi ci sono stati tanti modelli di alternata fortuna, no? Perché 127 andava bene, poi è andato in declino, ha fatto l'appunto, ha fatto la 1. La 1 ha tenuto botta per 10-12 anni ed è arrivata fino a un certo punto che poi anche lì ha fatto la fine del 128. Hanno dovuto tirare fuori l'appunto, perché sennò non vendevano più, perché nel frattempo gli altri sono andati avanti. Diciamo che Fiat ha un brutto difetto, produce mezzi validi, però visto che gli agnelli non vogliono mai perderci, investono poco o investono il minimo necessario per poter guadagnarci. Quindi io credo che dopo questo discorso un pochettino storico, credo che praticamente devono. Le cose non stanno come qualcuno dice, cioè loro la loro quota azionaria se la tengono. Quelli là, i Peugeot francesi e i cinesi Dongfeng, dovranno ridimensionarsi perché Fiat il grosso lo detiene gli anelli, no? Allora cosa succede? Siccome che il governo francese nessuno lo vuole e credo che anche i Peugeot
dovuto prendere il governo francese perché nel 2002 erano falliti, tecnicamente falliti. Quindi cosa è successo? Che il governo francese per tenere su le loro industrie, perché ecco, una cosa positiva del governo francese rispetto al governo italiano, che loro ci tengono le industrie. E allora cosa hanno fatto? Erano in difficoltà. Hanno fatto la partecipazione azionaria su Peugeot in modo da tenerla su. E così l'hanno mantenuta, perché sennò devono anche difendere i posti di lavoro, perché sennò poi veniva mangiata da altri e le industrie andavano via. Quello che invece il governo italiano non ha fatto, cioè gli agnelli l'hanno sfruttato, che erano molto bravi a fare quello, l'hanno sfruttato fino all'osso. Il governo italiano invece di punirli, dicendo: oh, un momento, io ti ho dato una mano, ma adesso voglio questi risultati, non l'ha mai fatto perché i nostri politici si cagano addosso. E quindi hanno fatto fare il bello e brutto cattivo tempo agli agnelli. Così la sede è andata in Olanda, ha fatto tutti gli spostamenti che volevano. E adesso noi in Italia ci rimane soltanto qualche industria e qualche una sede fittizia a Torino e basta. Perché il governo italiano, debole di polso, l'ha fatti scappare. Invece i francesi, come governo, sono più furbi. Hanno detto: no, l'industria nazionale, se possiamo, ce la teniamo noi. E allora ha fatto, appunto, nel 2002, che erano molto in crisi, Peugeot, hanno fatto questo aumento di capitale con i francesi, col governo. Solo che però effettivamente il governo rompe un po' le balle, nel senso che vuole sempre avere interessi, si sa già, i governi. Quindi si pensa che la quota Peugeot venga diminuita, che quindi da 6 qualcosa per cento andrà al 2%, al 3%, non di più. I cinesi si tireranno fuori, anche perché loro ormai vendendo le azioni guadagnano e sfrutteranno i soldi per fare qualcos'altro, poi probabilmente rimarranno sempre nell'orbita perché comunque loro hanno messo i soldi appunto per poter salvare la Peugeot, e gli interessava anche avere interessi in Europa, perché i cinesi tecnologicamente in certe cose sono avanzati, in certe cose sono come un po' indietro. Allora, per poter acquisire tecnologia, cosa fanno? Avendo tanti soldi in cassa, perché hanno come si dice, hanno 20 anni, 25 anni con un periodo di, come si dice, un periodo economico molto positivo, cioè lavorano tantissimo, incassano tantissimi soldi dall'estero, eccetera. Quindi hanno un potere finanziario enorme. Coi soldi comprano, hai capito? Riescono, dico, sei in crisi. Non c'è problema, io butto giù bomba morta, un mucchio di dollari e ti tengo su. Però in cambio mi dai la tecnologia che io non ho. È una cosa da non sottovalutare. Comunque, ridurranno la loro quota. Quindi quelle quote lì vanno in pancia a Peugeot, fanno un cambio. Peugeot, la famiglia Peugeot, quella che detiene una specie di maggioranza in PSA, in modo da andare alla pari con Exor, o più o meno con Exor. Poi c'è un'altra gabola finanziaria, perché gli agnelli, come ho detto all'inizio del video, non sono stupidi. A livello finanziario si affiancano i migliori sulla piazza, vedi Marchionne, perché Marchionne, con tutti i difetti che ha avuto, comunque è uno di quelli che la Fiat nel bene e nel male l'ha salvata, era fallimento. Quindi perché tengono Tavares? Perché sanno che Tavares, essendo un manager, non è perché l'ha messo Peugeot e francese, no, Tavares è tutto portoghese, mi sembra. Quindi, va in base a quello che succede. E suo interesse comunque è far andare bene tutto il barcone. Non è uno di quelli che no, adesso io sono nel Peugeot, e allora non credo proprio. Essendo uno anche molto intelligente, molto e uno di larghe vedute, probabilmente farà il gioco per poter migliorare tutto il sistema. E dietro ci saranno gli agnelli, perché c'è tutto un sistema sulle azioni, da come ho capito, che dopo 3 anni possono aumentare la quota, eccetera. Quindi aumentando la quota aumentano le votazioni quando devono votare per le cose dell'azienda. E quindi gli agnelli, sta tranquillo, che non mollano l'osso tanto facilmente. Loro gli serve avere qualcuno, un partner grosso, per poter, senza colpo a ferire, acquisire tecnologie che, se avessero voluto fare loro,
senza l'acquisizione di PSA, avrebbero avuto le loro difficoltà perché spendevano un mucchio di soldi. E visto che certe tecnologie, ibrido elettrico, ma specialmente l'elettrico, attualmente costano a investirle e svilupparle,